Cari ragazzi, allora, oggi faccio questo video che è abbastanza serio. Dovevo farne un altro che però vi metterò domani. Mi sentivo di fare questo video qua perché mi sono abbastanza scocciato e rotto di leggere sempre i soliti commenti del cazzo. Sono qua per leggere, diciamo, alcuni di questi commenti qua. Allora, Claire Sam scrive: il mio problema sono tante persone di origine africana che chiamano mio figlio negro. Fino a 6 anni mio figlio non sapeva neanche cosa volesse dire negro. Non ha mai avuto problemi a scuola, anche perché c'erano altri bambini di origine africana. Pertanto i bambini della sua classe è del tutto naturale avere colori differenti come come gli occhi azzurri o quelli verdi. Ci sono state delle persone adulte africane che ogni volta che vedevano mio figlio lo chiamavano negro, brutto negro, negretto, negro di merda, così per scherzare. Il terzo giorno sono intervenuta e gli ho gentilmente chiesto di non chiamare in questo modo mio figlio e si è aperto un dibattito infinito sul fatto che tra negri ci si può chiamare negro e che per il bambino sarebbe stato meglio imparare ad essere un negro appena nato piuttosto che da più grande. Questo dibattito si ripropone ogni volta che qualcuno chiama mio figlio negro, almeno 2 volte alla settimana. Pertanto vorrei sottolineare semplicemente 2 cose. 1. Negro in Italia non è un aggettivo positivo. Evoca tempi della schiavitù. Basta leggere la definizione nel vocabolario. Ho avuto modo di leggere questa definizione in edizioni più antiche, 1915 e 1936. La traduzione era schiavo africano. Nessuno si deve permettere di chiamare qualcuno in questo modo, neanche per scherzo, soprattutto tra coloro che vengono classificati tali. Le parole hanno un potere e più le si dicono, più lo acquisiscono. Words sound and power. Leggiamo gli altri commenti. Jedi dice: da uno che non segue me contro te. Zitto negro, servo schiavo di merda. Jedi sempre, raga, 3 giorni fa. Questi li ha scritti tutti 3 giorni fa sotto 3 video diversi. Zitto negro, servo, merda umana. Poi ancora: peccato che sei nato in Italia, negro di merda, coglione, servo, schiavo, secchio di merda. A parte che non sono nato in Italia, tesoro, sono nato in Brasile, quindi c'entra poco. E 2 volte zitto negro, ho ripetuto. Servo c'è in tutti e 3 i commenti. Guarda, Jedi, direi di prenderti un cazzo di tranquillante, un calmante, un qualcosa. Zio, fatti curare, fatti aiutare, mi raccomando, perché ne hai assolutamente bisogno per commentare sotto un video di YouTube che non c'entra un cazzo con quello che hai detto contro di me, che non ho fatto mai del male a nessuno. Sinceramente, io non posso capire, ma se vai da uno psicologo riuscirà a capire lui i tuoi problemi, cosa ti affligge, cosa hai contro le persone di colore. Negro, sembri abbronzato, che coglioni, ok. Domi Alfa commenta: ma che spacchi, sei una pippa. Perfino mia madre ti mena negro. Allora aspetto tua madre per darle giusto 2 botte, poi vediamo chi è che si mette a piangere, se te o la mammina, soprattutto quando ci sorprendi nel tuo carissimo letto. Giampiero Farinelli commenta: negro di merda sotto il video del significato dei nomi dei rapper. Ora dimmi che mi sta a significare? Dimmelo. Poi continuiamo: negro di merda. Allora, brutto negro di merda, invece di dire solo scusa, spieghi cosa cazzo è successo. Non è che se mi chiamate negro di merda mi offendete, ragazzi. Negro di merda, ancora. Siete voi a difendere sto. Allora, siete voi a difendere sto negro che fa sti video per compassione solo perché siete iscritti al canale, doveva dargli ben più cazzotti. Così. Insomma, tutti quanti ci avete goduto quando ho preso le botte, tutti quanti a giù attaccare negro di merda, oppure per attirare la mia attenzione, per ottenere una risposta da me, ma mi scrivete tipo negro di merda rispondi e ste stronzate. Ma ragazzi, se voi scrivete negro di merda sarà un pelo impossibile che io vi risponda. È inutile che mi scriviate negro di merda qua, là, eccetera. So, ragazzi, scusate per sta cosa, ma dovevo farlo sto video, prima o poi avrei dovuto farlo. Basta con questa parola, non ha senso chiamarmi così, non mi offendete. La cosa che dovete mettervi bene in testa è che non mi offendete, non so se l'avete capito. E quindi la trovo abbastanza inutile, non, cioè mi dà fastidio vedere quella parola soltanto perché mi dà fastidio avere degli ignoranti sotto i miei video. Ci siamo capiti? Ok, spero di sì. Dai ragazzi, direi che ci possiamo vedere con un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.